Un bosco per ricordare le vittime del Covid. Questa mattina al Parco Urbano Polverari la città ha voluto ricordare le vittime del coronavirus piantando questo acero campestre. Una cerimonia toccante e significativa dove anche il comune di Fano ha aderito alla giornata mondiale per le vittime del Covid. Era il 18 marzo dello scorso anno quando i camion dell'esercito partirono dalla città di Bergamo carichi di bare di chi non è riuscito a debellare il virus. Ieri il via libera unanime dal Parlamento per la giornata nazionale e oggi la firma di Mattarella. Ogni 18 marzo dunque si ricorderà chi non ce l'ha fatta. Al Parco Urbano hanno partecipato le forze dell'ordine e le cariche civili e religiose che ad uno hanno interrato con una pala l'acero nella parte centrale del campo, dando poi vita, nei prossimi mesi, ad un nuovo bosco per celebrare e ricordare la memoria delle persone scomparse. Questo momento, ha detto il sindaco Seri, ha un significato ben preciso: sentirci vicini a tutti coloro che hanno perso un caro, ma soprattutto far presente che questa comunità sa ricordare e sa dare speranza. Le vittime sono state tante e simbolicamente abbiamo voluto oggi piantare questa pianta che ha tanti nomi, per poi ritrovarci ad ottobre per piantare una pianta per ogni vittima che abbiamo avuto. Non l'abbiamo fatto oggi perché siamo in zona rossa e non possiamo creare assembramenti ed era giusto farlo insieme tutti quanti anche con i familiari. Però ecco, il significato del piantare una pianta è un modo, è una rinascita. E questo è l'elemento che mi piace sottolineare. Ma piantare una pianta semplicemente non basta, perché una pianta va accompagnata, va fatta crescere sana e robusta, è come la nostra comunità. La rinascita deve avere questi pilastri e questi valori. Una giornata storica e anche strana, ha aggiunto poi il vescovo Armando Trasarti, perché non ricordiamo un atto eroico o un attentato, ma ricordiamo delle persone che ci hanno lasciato in maniera sofferente e senza alcun accudimento dei propri familiari. Giornata storica anche perché ci fa ripensare tanti anziani che ci hanno abbandonato. Giornata storica perché ci permette anche di accudire ancora i lutti, incoraggiare i rimasti, sostenere le lacrime che non si sono potute versare su un corpo o su una bara. Giornata storica perché ci permette ancora una volta di ricordare quanti si spendono dentro questi ospedali e, essendoci stato dentro per motivi miei, di salute mia, quanti cercano di essere la famiglia che incoraggia, la famiglia che dà la mano, la famiglia che sorride, la famiglia che accompagna anche all'ultimo viaggio.